Gentili telespettatori di LucaniaTV.it, vi saluta Pino Carlomagno, eccoci di nuovo insieme. Oggi abbiamo un altro sindaco ai microfoni della nostra rubrica quotidiana dedicata all'emergenza coronavirus. Abbiamo il sindaco di Castelluccio Inferiore, Paolo Campanella, che ringrazio per aver accettato l'invito. Come vedete dalla scenografia dietro di lui, il sindaco è sul posto di lavoro, anche se stiamo registrando alle 4:10, l'ora in cui almeno un tempo, è vero sindaco, ci si poteva fare credo qualche pennichella prima di affrontare il pomeriggio e il resto della giornata. Adesso sta pennichella purtroppo è annullata e quindi io la ringrazio per questo orario forse un po' particolare e le dico subito, le chiedo subito, sindaco Campanella, vogliamo parlare dei finanziamenti Galdo Pollino che sono finalmente una cosa positiva tra tante cose brutte di questo periodo? Beh, certamente sì, innanzitutto saluto te, saluto i nostri ascoltatori e che dire, la pennichella comunque è una delle cose che a me, diciamo, per sfortuna non mi è mai appartenuta per ovvi motivi, sia per impegni lavorativi sia perché le abitudini purtroppo non mi hanno mai consentito, diciamo, di stare un granché a riposo. Ma al di là, diciamo, di questa cosa simpatica, è una soddisfazione quella di aver finalmente concretizzato un lavoro che è stato fatto insieme ovviamente agli altri colleghi di questo gruppo, diciamo, dei comuni che sono attraversati appunto dalla Uria, quindi Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Rotonda e Viggianello. È una soddisfazione perché questa nostra, diciamo così, insistente battaglia va ormai da qualche anno, da quando, diciamo, abbiamo ravvisato tutti quanti l'esigenza di potenziare questo asse stradale per via, diciamo, della inadeguatezza della strada, e quindi lo sforzo che abbiamo fatto e tutte le varie proteste e successioni chiaramente si è concretizzato in questo finanziamento che, diciamo, finalmente è stato ottemperato. Ecco qua, tutto qua. Come le dicevo, una buona notizia, insomma. Questo periodo nero, quando è cominciata l'emergenza sanitaria lì da lei, sindaco? Vabbè, il periodo è quello sotto carnevale, mi pare che si doveva organizzare anche un convegno e c'era qualcosa di bello con il circolo culturale Agorà per un cortometraggio, per una rappresentazione, tutto annullato, tutto saltato. Mi dica qualcosa. Noi veramente credo che siamo stati purtroppo per nostra, come dire, sfortuna, fortuna, uno dei primi paesi della Basilicata ad aver avvertito questa emergenza, perché il giorno, diciamo, della sfilata, il 22 di febbraio, era domenica o 23, adesso non ricordo, praticamente io fui avvertito nel pomeriggio dall'ASP che c'era questo presunto, o meglio sospetto, caso positivo, perché c'era un ragazzo che veniva da Codogno e che era entrato in contatto appunto con una persona che era stata dichiarata positiva. Quindi immediatamente abbiamo attivato quello che era il nostro COC comunale, quindi abbiamo avviato tutte le procedure ed è stata emessa una prima ordinanza di obbligo di dimora, quindi quasi un termine carcerario, ecco. Ma alla fine si è trattato proprio di questo. Abbiamo dovuto operare nei confronti di questa persona e della sua famiglia, chiaramente, questo obbligo, e quindi poi da lì è partito tutto quello che c'è stato dal punto di vista poi dello sviluppo, quindi la gestione quotidiana dei rapporti, e che per noi sembrava essere chissà quanto lontano, chiaramente. E però poi la debolezza appunto di questa terza guerra mondiale, perché così per me l'ho definita dal primo momento, è proprio questo combattere con questo nostro nemico straniero e, diciamo, occulto, perché è un nemico che tu non lo tocchi, non lo vedi. Quindi mentre, come dire, per una catastrofe naturale che può essere un terremoto, uno va sul posto, si reca dove ci sono le macerie, va a dare una mano, invece qui puoi essere anche tu soggetto a questo attacco improvviso. Cioè, l'ultima guerra che si è combattuta, le vittime venivano fuori da bombardamenti,
da sconti, quindi è stata veramente un'apertura di un fronte che ancora purtroppo non si è chiuso e credo non si chiuderà con molta rapidità, ma ci ha dato subito questo, la sensazione di dover iniziare a proteggere il territorio. E poi da qui chiaramente siamo partiti con una serie di iniziative a tutela chiaramente della gente, quindi con ordinanze che si sono susseguite, come la chiusura, diciamo, dei parchi pubblici, la chiusura del cimitero, l'annullamento appunto di tutte quelle manifestazioni che tu dicevi, perché noi stavamo lì per fare questa nuova esperienza con questa ricostruzione storica di questa tradizione che si era persa, che era appunto la Quaresima Senzolosa. E quindi cioè, è stata una nuova battaglia, una nuova sfida, e quindi ancora oggi siamo qui in trincea. Sindaco, le posso chiedere, al di là della sua carica, no? Come uomo, che emozioni sono passate nella sua mente dopo che è arrivata la notizia che c'era questo contagiato? Cioè, posso immaginare paura, ansia, che facciamo? Oddio mio! Le classiche esclamazioni che dicono tutti di fronte a tragedie di questo genere. Basta immaginare che noi Codogno sembrava, diciamo, una cosa fantasiosa, no? Quindi apprendevamo solo dai giornali, quindi con la superficialità di una cosa che non ti appartiene, che non ti è vicina, ma sì, ma che sarà. Ah, poi in realtà posso raccontare questo aneddoto. Io ero mascherato il giorno della... stavo facendo anche io, diciamo, il goliardico. Però vedevo l'insistenza delle telefonate, diciamo, del nostro dottore di riferimento, e quindi da sindaco immaginavo che onestamente fosse deceduto qualcuno, perché era domenica, però l'insistenza delle telefonate, quindi chiaramente chi può immaginare che ti chiamano per dirti guarda che potrebbe esserci un caso positivo nel tuo comune, nessuno lo poteva immaginare, no? E quindi quando mi sono trovato poi di fronte a questa cosa, chiaramente il mio stato d'animo è immediatamente mutato. E da lì abbiamo iniziato a fare questo percorso insieme a tutti gli appartenenti del COC, quindi principalmente con i miei dipendenti comunali, che ringrazio tuttora perché sono stati solerti, pronti, operativi, e con i dottori sanitari, e con i medici di famiglia, con la protezione civile che abbiamo attivato immediatamente, perché se noi abbiamo una nutrita sezione, quindi tutti i volontari, e quindi abbiamo fatto questo piano di azione per iniziare a intraprendere questo percorso. Ma ripeto, immaginavo comunque che fosse stato comunque un episodio sporadico, quindi lì era successo e lì sarebbe terminato. Poi lo stesso giorno, nell'arco di una oretta in più, ho ricevuto la seconda telefonata da parte del dottore, il quale mi diceva anche di un'altra persona che veniva dalla zona rossa, quindi provvedimenti. E in 24 ore abbiamo iniziato a cambiare l'atteggiamento nei confronti di questa nuova emergenza sanitaria. Ecco. Sindaco, tutto a posto, tutto sotto controllo, finché un giorno, una sera, arriva la notizia che credo le abbia messo panico, di fugge a tutti i controlli e arrivano a Castelluccio come se niente fosse, tipo gita fuori porta, molto fuori porta, e mettono in panico, credo, l'amministrazione Campanella. Che cosa è accaduto? Te lo racconto in breve. Allora è accaduto questo, che alle 4:20 i volontari che si trovano di presidio al barco mi hanno telefonato dicendomi: sindaco, ma qua c'è uno che viene da Venezia, che è venuto a trovare la morosa, ha detto. Mi sono venuto a trovare la mimorosa. Alla Venezia. Perché lì per lì questo ragazzo, devo dire la verità, essendo, diciamo, di origine romena, ma vive nel Veneto, quindi insomma, come tutti i ragazzi che abitano in un posto, ha assunto quelle che sono le cadenze dialettali del posto, e quindi mi hanno immediatamente avvertito e io sono andato lì al presidio, e chiaramente loro
sono stati bravi immediatamente, diciamo, ad attivare quella che era la nostra procedura che avevamo previsto, quindi di avvisare contestualmente le forze dell'ordine, e quindi nell'arco di mezz'ora sono arrivati i carabinieri e abbiamo potuto, diciamo così, isolare queste persone e non farle venire in contatto con quelle che potevano essere, diciamo, o meglio, non farle venire in contatto con i nostri concittadini, perché non conoscendone lo stato di positività o meno, chiaramente questa è la cosa che in quel momento ti viene il dubbio. E perché poi questi ragazzi chiaramente hanno anche un po' forzato, diciamo tra virgolette, il barco, e però poi c'è stata la pronta azione anche da parte dei carabinieri del 112 di Lago Negro, ai quali insomma vanno i miei ringraziamenti. Poi sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, e anche loro pronti e solerti, e anche a loro chiaramente vanno i ringraziamenti. E poi a un certo punto ci sono sempre stato io, dalle 4:30 alle 6:15 ho buttato a terra dal letto i miei due colleghi sindaci dei loro paesi, perché una volta presi le generalità mi sono messo al telefono fino a che non li ho beccati. E quindi insomma abbiamo immediatamente anche lì poi attivato tutte le procedure che bisognavano fare con le ordinanze e via discorrendo. Devo dire che è stato, come dire, un segnale di efficienza, perché è andato bene, ma diciamo, se uno volesse vedere l'aspetto negativo, se queste persone magari erano state infettate, erano entrate tranquillamente nel nostro territorio senza che nessuno le avesse potute controllare, e quindi avremmo così consentito a mo' di cavallo di Troia di infettarci, ecco tutto qua. Quindi un plauso anche insomma ai ragazzi della Protezione Civile, a questo sistema ancora oggi attivo. Noi non abbiamo rimosso i varchi, quindi ancora oggi diciamo censiamo volontariamente chi entra e chi esce nel nostro comune. Sindaco, da lunedì scorso 4 maggio è iniziata la fase 2. Come si sta svolgendo a Castelluccio Inferiore questa fase 2? C'è un po' più di movimento, gente che esce, macchine che passano e ripassano? Beh, come fare a dire il contrario? È così, perché c'è stata una sorta di liberi tutti, no? Anche se devo dire che i miei concittadini si sono dimostrati sensibili agli appelli e si sono dimostrati anche sensibili, diciamo, a recepirli. Ovviamente c'è sempre qualcosa che non va, ma questo fa parte poi di quello che è l'essere umano. In realtà diciamo che il transito veicolare più o meno è rimasto invariato, perché da quello che censiamo appunto dal varco non ci sono grossi spostamenti. Tra le altre cose, Castelluccio è uno dei primi comuni a livello regionale dove la mobilità è stata molto ridotta, è una mobilità ridotta addirittura del 68%, e questi dati ce li dà un censimento che fa un'azienda, diciamo, a livello nazionale, che monitora appunto gli spostamenti delle persone. Castelluccio, diciamo, è tra i primi 10 comuni della Basilicata dove effettivamente c'è questa peculiarità. Ecco, la gente ha recepito di non muoversi tanto. Chiaramente ci sono i ragazzi che scalpitano, e quindi bisogna far passare il messaggio che possono uscire, ma possono uscire con un genitore, quindi non possono fare proprio quello che vogliono. Gli assembramenti sembra che si stiano evitando, e che c'è un uso diffuso delle mascherine, anche perché noi come amministrazione ne abbiamo donate 600 e poi ne sono state donate più o meno altrettanto da tutta una serie di aziende che operano qui sul territorio e che sono rese disponibili, ce le hanno offerte, oltre a ricevere una serie, diciamo, cospicua di contributi che sono stati dati alla locale Protezione Civile da parte sia delle associazioni che operano sul territorio. Quindi approfitto anche per ringraziarle, perché parlo di Caritas, parlo di Prologo, parlo di Avis, parlo degli Sbiellati Lucani, parlo di Infusi Lucani, insomma tutta una serie di associazioni che sono presenti sul territorio, che si sono rese disponibili, hanno contribuito, e quindi questo è un grande gesto di solidarietà. Abbiamo visto veramente una Castelluccio più unita, ecco, questo è un ottimo segnale.
Ecco, sì, un ottimo segnale. Le faccio questa domanda, Sindaco, ma ci voleva proprio un'epidemia per farci riscoprire i veri valori della vita, lo stare in famiglia o un paese molto unito che magari, come Castelluccio o altri paesi, magari prima dell'epidemia tutta questa grande unità conclamata magari non c'era? È un'opinione diffusa, ma è un fatto reale, perché per quanto i nostri piccoli paesi, diciamo nella loro indole, sono comunque paesi fatti di unione e di comunione, no? E forse però è chiaro che anche quest'epoca che viviamo, dove le distanze sociali, diciamo, erano già esistenti ante coronavirus, perché già quello che era la parte tecnologica, cioè quando si parla che i ragazzi non si parlano più a scuola, non ci sono i contatti perché stanno sempre col telefono, cioè diciamo che era già in atto il coronavirus. Però poi si è concretizzato, e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, perché dovrebbe essere così tutti i giorni. Ora poi in genere il popolo, a partire da me, a finire da chiunque e tutto, tende poi a dimenticare, questo è il problema. E mi auguro che questa cosa non avvenga, ma questo me lo auguro non da sindaco, prima da genitore, da padre di famiglia chiaramente, e poi da sindaco. Devo dire la verità, i miei concittadini sono molto coesi, ecco, e sono persone che hanno in animo il fatto che, comunque, uso un termine forte, probabilmente sbagliato, soggetto a critica probabilmente, ma si lasciano governare, ecco, e nelle cose corrette. Quindi c'è una sinergia con i miei concittadini, non di oggi, diciamo da quando amministriamo. In questi 4 anni sono state fatte tante cose a Castelluccio e abbiamo riscoperto anche noi, diciamo, questi rapporti interpersonali che ci sono e che ci stanno da sempre. Sindaco, siamo alle battute finali. La crisi economica naturalmente ha colpito i piccoli paesi, lucani, credo anche Castelluccio. Che cosa accadrà? Come vede il futuro del suo paese e come si possono risolvere, se si possono risolvere almeno subito, i problemi economici di Castelluccio Inferiore? Allora, noi innanzitutto, come la gran parte dei comuni di Basilicata, appunto facendo questo grosso lavoro operativo comunale, apro una parentesi, perché questa è una cosa che non la dice nessuno, e ci è stato imposto di fare lo smart working. Ma io penso che le piccole amministrazioni comunali come la mia, di cui diciamo vado fiero, in questo momento non hanno fatto neanche mezz'ora di smart working, perché stiamo lavorando probabilmente 100 volte più di prima. Perché? Perché tra servizi sociali, disposizioni a cui bisogna ottemperare, ordinanze che si susseguono e che perdiamo le ore ad interpretare per cercare di capire come ci dobbiamo collocare noi all'interno di questa ordinanza, il controllo del territorio, gli anziani che sono un tema importantissimo nella nostra comunità. Noi abbiamo immediatamente attivato un numero alla Protezione Civile e portiamo la spesa a casa, i medicinali li andiamo a prendere, facciamo assistenza sanitaria, facciamo pronti interventi, c'è tutta una serie di cose. Per cui quello che io vedo nel futuro è di fare questi grossi laboratori di comunità, dove, diciamo, una parola forte, dove diciamo la riscoperta del socialismo, ecco, mettiamola così, cattolico, sociale, culturale, è quello che probabilmente potrà creare una forma di aggregazione ulteriore, perché noi in realtà saremo delle piccole bolle, diciamo, chiuse in questa salvaguardia che siamo fino ad oggi riusciti a fare, e ci dobbiamo augurare che questa cosa nel futuro deve essere il nostro live motive, perché se riusciamo ad avere il contenimento del contagio zero, forse probabilmente qualcuno si dovrà chiedere perché siamo stati capaci, se siamo bravi o se non ci sono condizioni genetiche che questa cosa chiaramente non avvenga. Quindi questo secondo me può essere anche un'opportunità di sviluppo futuro, perché quando oggi si fa propaganda, dice mangiamo lucano, facciamo cose, cioè tutte queste cose qua oggi diventano ancora più tangibili, e quindi secondo me ci può essere un'opportunità. È chiaro che oggi è difficile andare in un bar a prenderti il caffè,
e parlo di un'economia, diciamo, spicciola, no? E figuriamoci il ristoratore, figuriamoci, cioè, poi questa tu la puoi leggere come vuoi, ma nell'oggettività dei fatti è così. Allora, pensa che noi adesso, fino ad oggi, abbiamo dato 27.000 euro di contributi alle famiglie bisognose. Nell'arco, diciamo, di 72 ore le abbiamo dato subito la prima tranche, abbiamo terminato la seconda, ci stiamo attivando per una terza. E però abbiamo oggettivamente fatto la valutazione dal punto di vista sociale e socio-assistenziale, perché oltre alla persona che magari ha subito il danno di non poter andare a lavorare, abbiamo dato anche questo sostegno a chi realmente ha dovuto abbassare la serranda. Perché purtroppo oggi quello che avviene è proprio questo, c'è un ristoratore che magari aveva prima 30 tavole, che oggi ne dovrà mettere 15 e che probabilmente dovrà essere separato, e che danno economico avrà sto cristiano? Quindi, insomma, bisogna riorganizzarsi proprio la vita, e questo quello che secondo me è il più grosso interrogativo che dobbiamo porci tutti e a tutti i livelli. Questo è quello che tocco io. Il fatto che gli enti comunali sono ancora chiusi al pubblico, no? Anche questo, diciamo, è sinonimo di quello che abbiamo vissuto, di quello che viviamo e di quello che vivremo. Quindi c'è proprio da riorganizzare la vita. Non sarà facile, non sarà facile. Certo, grazie Sindaco, io la ringrazio per questa sua testimonianza e naturalmente auguro buon lavoro a lei, alla Giunta, e un in bocca al lupo a tutti i castellucesi di inferiore. Grazie Sindaco Campanella. Noi un'ultima cosa, domenica sarà la festa della mamma. Domenica, sì. Domenica la festa della mamma, in questa occasione speciale riapriremo il cimitero per tutta la giornata, per esempio. Bene, ok. Gli abitanti di Castelluccio che seguono l'intervista sono avvisati. Grazie ancora, Sindaco. Grazie. E un saluto anche ai nostri telespettatori. Grazie, saluto anche io con affetto. A lei, Sindaco.